Le amministrazioni da sole non possono più immaginare di costruire progetti sociali, ma hanno bisogno di unirsi a fondazioni e a lavorare insieme con gli enti del terzo settore per riqualificare non solo il tessuto urbano, ma proporre anche progetti che siano vicini alle famiglie, che in questo momento sono fragili, sono povere e soprattutto ai bambini. Sono partiti i lavori di riqualificazione dell'ex convento di Sant'Anna a Capuana nel borgo di Sant'Antonio Abate, una struttura cinquecentesca acquistata dalla Fondazione Terzo Luogo nell'ambito del piano di valorizzazione e alienazione immobiliare del comune, che pur conservando il suo carattere monumentale diventerà presto un centro di aggregazione sociale e culturale. Il protocollo d'intesa firmato questa mattina tra il comune e la fondazione avvia la collaborazione tra i due enti per la realizzazione delle nuove attività culturali ed impegna l'amministrazione a garantire la cura degli spazi pubblici circostanti. Un investimento tutto privato che noi abbiamo attratto e che sarà veramente un'occasione importante per la città per riqualificare un altro pezzo in questo progetto di riqualificazione che noi stiamo facendo progressivamente per avere una città più moderna, più riqualificata, ma anche più inclusiva e più vicina soprattutto ai giovani e ai bambini che hanno bisogno della nostra cura. Il vasto complesso di circa 4.000 metri quadrati con spazi al chiuso, terrazze ed una corte porticata sarà restituito alla cittadinanza entro il 2027 al termine di un'importante opera di ristrutturazione realizzata dalla Fondazione Terzo Luogo ed ospiterà una biblioteca multimediale, servizi per l'infanzia, laboratori di creatività e formazione per tutte le fasce di età, eventi culturali ed artistici ed alloggi ad uso sociale per studenti e volontari. Napoli è stata scelta insieme con Milano come sede di un progetto che deve nella sua natura proprio unire queste due grandi capitali, una del nord e l'altra del sud. L'obiettivo è quello poi di portare nel territorio, nelle aree più fragili, quello che possono essere strumenti di conoscenza e di condivisione. In un territorio complesso e carente di luoghi di incontro e condivisione, l'ex convento diventerà uno spazio aperto a tutti. I primi interventi al via da settembre saranno destinati ai bambini tra 0 e 6 anni e alle loro famiglie. E in più anche attraverso un'opportunità di formazione consentirà di creare una cooperativa di giovani del territorio che andranno poi a gestire i servizi all'interno di questa realtà. Quindi veramente c'è una progettualità a tutto campo che darà una risposta importante a quelle che sono le realtà presenti che vivono sul territorio.